Caos lirico, numerose inchieste a suo carico. Zedda si deve dimettere? Zedda, io credo che si debba dimettere non tanto per le inchieste giudiziarie in corso che faranno la loro strada e vedremo dove approderanno, quanto piuttosto per la cattiva gestione che ha caratterizzato la sua presidenza della Fondazione del Lirico e le bugie con cui ha disseminato queste ultime settimane, bugie raccontate in consiglio comunale e bugie raccontate direttamente ai cittadini. Il PD potrà fare una campagna elettorale con un sindaco sotto processo? Il PD è magna parte di questa amministrazione, il PD è largamente rappresentato in giunta, il PD è largamente rappresentato all'interno del consiglio di indirizzo della Fondazione del Lirico. Questo fallimento di Zedda è il fallimento del PD. Questa conferenza stampa, come sapete, è un consuntivo del Teatro Lirico di Cagliari, del dibattito che ne è conseguito il Consiglio Comunale, delle dichiarazioni gravissime, reiteratamente gravissime, rese dal sindaco. Risulta vero o no quello che ultimamente l'organizzazione sindacale scritta la CISL sta mettendo per iscritto nei confronti della città del teatro sapere come mai dalla voce del Presidente CD, diretto o indiretta tramite il suo rappresentante, che è la dottoressa Spocci, come mai questa attività viene dichiarata dai sindacati un'attività di serie B, caduta libera, con tanto di abbonati. Io sono abbonato da 20 anni e pare che questa, non sono un esperto, sono un abbonato, mi piace ascoltare, mi piace. Non sono un critico, però dei critici hanno dichiarato che questa sarà una pessima stagione. Oppure dall'altra parte ha effettuato delle valutazioni negative, quando invece quelle valutazioni, nel minimo, secondo i nostri conteggi, tenendoci veramente prudenti e cauti, potevano essere valutate positivamente.